L'Alma Juventus Fano abbandona l'ultimo posto in classifica, dove era precipitata in settimana dopo l'ufficialità dell'ormai scontata sconfitta a tavolino contro la Forza Empronese, battendo al Mancini il Termoli degli ex Scoppa ed Esposito con una rete in apertura di ripresa. Importante iniezione di fiducia per la giovane formazione granata che, dopo l'ottimo punto portato a casa settimana scorsa a Riviera e Le Palme, conferma la sua solidità mentre sembra ancora in grande difficoltà la formazione molisana, la cui panchina del tecnico Martino sembra scricchiolare rumorosamente. Scorzini schiera in avanti la coppia Cardinali Tenkorang, mentre l'allenatore ospite rinuncia inizialmente alla fantasia di Esposito, dirige Borghi di Modena. Si parte a buon ritmo con le due squadre che si contendono il controllo del gioco e le due difese attente nell'evitare di correre rischi, così il primo quarto d'ora scivola via senza regalare emozioni, con la prima occasione di marca granata che arriva al 18esimo, quando Cardinali raccoglie un pallone in aria e si gira prontamente col sinistro mandando la sfera poco sopra l'incrocio dei pali. I giallorossi rispondono due minuti più tardi con Hernandez che si accentra alla sinistra, ma la sua conclusione finisce fuori. La partita resta accesa e combattuta, le due squadre però stentano a rendersi pericolose. Per annotare un altro pericolo bisogna arrivare al 40esimo, quando Hernandez può approfittare di una sbavatura di Riccioni per involarsi verso la porta avversaria provando la conclusione di forza. Viscovo non si fa sorprendere e neutralizza. L'Alma chiude in avanti la prima frazione creando qualche apprensione alla difesa giallorossa che si salva con Alfano, poi si torna negli spogliatoi a reti inviolate. Al rientro in campo dopo il riposo il Fano si mostra subito più intraprendente e si rende pericoloso già alla prima azione con Cardinali che, liberato dal suggerimento di Tenkorang, parte palla al piede verso l'area molisana ma poi calcia alto. Al terzo i padroni di casa reclamano per un man in area dopo un rimpallo ma Borghi lascia proseguire e al sesto arriva il gol che decide il match. Sugli sviluppi di un corner da destra di Gonzales si innesca un flipper nell'area ospite con il pallone che finisce in rete con l'ultimo tocco probabilmente di un difensore giallorosso. La reazione del Termoli è poco convinta nonostante Martino inserisca subito Esposito con la porta granata che corre rischi solo all'11esimo sul cross di Maiorano da destra deviato da un difensore. Viscovo controlla la traiettoria a terminare alta di poco sopra la traversa. Al 14esimo l'Alma va vicinissima al raddoppio con un altro calcio piazzato di Gonzales che pennella in area per la testa di Mancini che da distanza ravvicinata schiaccia bene ma trova il riflesso di Lombardo a negargli il 2-0. Il Termoli prova a riversarsi in avanti, i granata contengono provando a pungere di rimessa e al 22esimo Esposito a tentare un'incursione dalla destra su cui Viscovo fa buona guardia. I molisani cercano di creare i presupposti per raggiungere il pari ma la difesa di casa non lascia spazi e l'unico brivido arriva a un minuto dal 90esimo quando Esposito si incunea dalla sinistra e crossa basso. L'intervento di un difensore fa impennare la sfera che finisce tra i piedi di Gabrielli a due passi alla porta ma la conclusione in girata lambisce il palo terminando sul fondo. L'Alma amministra con calma gli ultimi minuti con il Termoli ormai appannato che non riesce più a impensierire la retroguardia di casa e alla chiusura delle ostilità i padroni di casa possono festeggiare i tre punti. Nel dopogara il tecnico ospite Martino si allontana presto dal Mancini senza rilanciare dichiarazioni mentre mister Scorzini esprime così la propria soddisfazione. Avevo detto nel pre sabato nella conferenza stampa pre-gara che sarebbe stata una partita difficilissima e sapevo benissimo che il Termoli ha un organico di assoluto valore, che è una squadra che anche se in questo momento non gli stanno venendo dei risultati ma è una squadra di qualità, una squadra fisica, una squadra di esperienza che andava assolutissimamente affrontato con grande attenzione, con grande intelligenza, perché questa è una squadra che se gli lasci spazio davanti ti fanno male. Hanno giocatori di grandissima qualità, i miei ragazzi hanno interpretato la partita in maniera perfetta perché avevamo preparato un primo tempo, sapevamo benissimo che faceva molto caldo e che avevamo bisogno noi abbiamo fatto un lavoro molto duro in questo periodo e quindi noi siamo partiti diesel, un po' perché le gambe erano diesel, il secondo tempo siamo andati a benzina e un po' per mia scelta abbiamo alzato 20-25 metri quinti e quella è stata la differenza, perché il primo tempo li aspettavamo un po' bassi, frutto di una predisposizione tattica di un certo perché, e il secondo tempo anche un po' pensavo che loro calassero fisicamente, così è stato e noi abbiamo preso proprio il piglio del pallino del gioco nel secondo tempo e c'è stata una squadra che
veramente ha fatto un'ottima partita perché dopo l'1-0 Lombardo fa un miracolo su Mancini, perché sennò la partita era chiusa dopo l'1-0, e noi alle grandi, alle tante bocche di fuoco, forse non voglio sbagliare, concediamo una palla gol alla fine, quando eravamo anche noi stanchi. Quindi io penso che questa è la dimostrazione che questo gruppo non muore mai, rappresenta, penso, alla perfezione la mia idea di calcio e soprattutto rappresenta alla perfezione lo spirito di questa città. È una città che battaglia sempre, una città che non molla niente, una tifoseria che anche nelle difficoltà ci sta sempre vicino e io penso che questo è una domenica che noi tutti dobbiamo goderci perché attenzione, noi abbiamo 8 punti sul campo, guardatevi la classifica se avevamo 8 punti dove era il mio fano dei giovani.